Eccoci qua, siamo Ruers. Allora, come siamo nati? Siamo nati, facevamo tutt'altro, nel senso che Renato veniva da un'esperienza di libraio e io invece facevo corsi di formazione e avevamo voglia entrambi di fare qualcosa di concreto e per la nostra valle dove siamo cresciuti. Con un'affezione quindi assolutamente particolare al territorio e oltre a questo un'esperienza e una appunto, siccome siamo cresciuti qua, possiamo raccontarla in maniera assolutamente diversa. Allora, quindi niente, abbiamo visto che c'erano questi bandigal e questo devo dire che è stato quasi una spinta in più su un qualcosa che volevamo fare, perché questo ci ha permesso di seguire delle tappe ben precise e quindi strutturare anche la nostra idea in maniera più completa. La nostra idea era quella di fare inizialmente un albergo diffuso. Questo l'abbiamo poi tradotto nel concreto, nell'apertura e nel recupero di alcune case vacanze, di alcune case, che quindi affittiamo ai turisti durante tutto l'anno, da un minimo di 2 giorni, di 2 notti a un massimo di 3 mesi, e siamo presenti un po' su tutto il territorio, con l'idea quindi, appunto di ridare valore anche a queste case che restano se no chiuse. Oltre a questo, abbiamo tenuto dell'idea dell'albergo diffuso anche il fatto di avere una sede, e quindi una sede dove si fanno delle attività insieme, non soltanto con le persone che frequentano le case, ma chiaramente una sede aperta a tutti. Oltre all'attività di bar e di piccolo ristoro, di piccola ristorazione, con un cuoco che è andata benissimo, l'abbiamo trovato a Qui Tengo perché aveva deciso di cambiare vita e quindi da 3 anni si è trasferito qua. Cerchiamo di strutturare delle cose che fanno in qualche modo cultura, che spieghino come si vive qua in montagna e quindi soprattutto uno stile di vita che è assolutamente diverso rispetto ad altri luoghi, quindi con un'attenzione particolare magari al dettaglio, alla semplicità, tutto un insieme di valori che mettiamo in evidenza anche attraverso il riciclo, eccetera, eccetera, che attraverso delle attività molto specifiche, mostre, presentazioni di libri, vorremmo fare anche cene con prodotti particolari. Questo è difficile perché navighiamo a vista, è una delle nostre modalità che devo dire ha funzionato fino adesso, è quello di fare un passo per volta e quindi anche di adattarci alle diverse situazioni, così come quando si va in montagna si fa un passo per volta. Mi immagino, diciamo che più che l'immagine stiamo cercando di lavorare per portare qua delle persone, dare vita al territorio, portando delle famiglie, soprattutto perché, vabbè, chiaramente con i figli da futuro al territorio, delle famiglie magari anche a vivere qua, perché provando a venire d'estate o così come se, la nostra idea era quella di nascere per dare valore, per far conoscere la valle anche fuori stagione, perché ad agosto vengono tutti, e in questo modo avere un rapporto diretto con le persone e quindi riuscire in qualche modo a farli innamorare della nostra valle.